Allora, la Grande Guerra del Salento è una storia che è ambientata nel primo dopoguerra, quindi ci troviamo alla fine degli anni 40, i primi anni 50. È una storia molto intensa che racconta le vite di due paesi, ma soprattutto racconta le vite di due gruppi di ragazzi e un grande amore. Essendo ambientata alla fine degli anni 40, ci troviamo a dover gestire quelli che sono i look dell'epoca. Quindi la sfida più difficile è stata appunto quella di riuscire a rendere tutti i nostri personaggi quanto più possibile simili a quelli che erano gli originali, perché non ci dimentichiamo che è una storia vera. Quindi l'impegno più grande è stato appunto rendere i nostri personaggi pressoché identici a quelli che erano i veri protagonisti di questa storia. Non è un film che racconta soltanto di vicende quotidiane, o quantomeno non abbiamo soltanto dei look beauty, perché la cosa più evidente che c'è stata in questo racconto è stata appunto la guerra che c'è stata fra questi due paesi. Quindi ci vediamo protagonisti di lotte che sono durate appunto un po' di giorni. E la cosa più difficile a livello di make-up è stato appunto quello di riuscire a rendere credibile delle ferite e degli scontri che si sono susseguiti per un po' di giorni. Io ho cercato di utilizzare appunto dei materiali che fossero adatti a questo scopo, e colori ad alcol, e plastiline, lattice ci sono venuti in soccorso per poter realizzare dei make-up quanto più realistici possibili e riuscire a farvi calare in questa atmosfera che racconta appunto tanto romanticismo e tanta violenza soprattutto. Non si chiamerebbe altrimenti La Grande Guerra del Salento. È stato molto divertente poter gestire dei materiali così complessi in dei tempi super intensi, perché abbiamo lavorato veramente tanto, soprattutto non sempre con tempi favorevoli. Abbiamo avuto la pioggia, abbiamo avuto il sole, abbiamo avuto tutte le possibili intemperie che ci potevano essere, ma abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene. È stata una grande squadra e il risultato speriamo vi piaccia. Un saluto da Xenia Canepa, ci vediamo al cinema con La Grande Guerra del Salento.